Ciao. Bentornate sul canale per un nuovo video spacchettamento. Oggi senza Martina, o meglio, Martina c'è, però... Hello! Hey, Oren! C'è, però non farà il video oggi con me perché è un po' stanca, ha lavorato un bel po' e quindi non gli andava. Iniziamo subito, ragazze. Allora, prima di tutto vi volevo chiedere se mi vedete bene, perché sto provando la webcam che mi è arrivata dallo spacchettamento di ieri. Ecco, l'unica cosa che ho notato è che ingrandisce molto, quindi faccio un po' fatica a ridimensionarmi dentro lo schermo. Io sono già grande, figuriamoci. Comunque, a parte questo, fatemelo sapere qua sotto. Vi faccio vedere i pacchetti, che sono un bel po'. Ma no, sono piccolini, però insomma bisogna aprirli. Più un pacchettone qui che non so cosa sia. Ok, iniziamo subito con i pacchetti che si aprono subito. Primo. Oh, Lady Color, che conosciamo. Conosciamo tutti quanti dai miei spacchettamenti, ma anche da altri. È un gioiello. Martina guarda interessata. Yeah, what is inside? Yeah. Ah, guardiamo cosa c'è dentro. Ok. Oh, siete pronte? Simile agli altri, cambia soltanto... Oh, stop, aspetta, se no non vedo. Cambia solo appunto i dettagli. Yeah, good job. Ok. Un cuore, bello, very nice. Yes, yes. No, too much. È uguale agli altri, rossi, blu, però con le stelline, cioè viene abbracciato dalle stelline. Dietro è fatto così, traforato. Non c'è scritto nulla. Sì, c'è scritto. Ah, you read? Facciamo leggere da Martina. Small, yeah. Too much small. È troppo piccolo per leggere, per questo io gliel'ho detto a lei. Io poi sono senza occhiali. Cercavo la bustina di plastica, ma non so dove l'ho messa. Vabbè, fa niente. Ok, andiamo avanti. What? Anche yeah. Too small. Yeah, too small, yeah. Veramente piccolissimo. Piccolo, piccolo. Non lo so manco se si vede, perché in camera non credo che si veda. C'è una piccola scritta, vedete, se faccio controluce. Comunque è un po' difficile leggerlo. Poi vediamo. Ah, che botta. Andiamo avanti con il secondo pacchetto. Via. È di carta. Apriamo senza rompere nulla. Oh sì, per pulire i pennelli, clean brush. Yeah. Open. Questo non lo devo rompere perché ci devo fare la foto, quindi no broker. Oh, scusate ragazzi, ve lo faccio vedere qua. Allora, abbiamo una Simil Beauty Blender. Però puzza. Plastic. Yeah. Questo cuoricino che serve appunto per pulire probabilmente i pennelli più piccoli. E poi abbiamo la tavolozza che ha delle comode ventose che si possono appunto attaccare sul tavolo, no, però sul lavandino. This clean brush. Express brush cleaning matte. Wash face
Ryan's face. Ryan's eyes. Ryan, in English, this one. Ryan's. Ryan's eyes. Wash Ryan's. Eyes. Ryan's eyes. Wash eyes. Wash face. Yeah. Actually, it is express brush. Mm-hmm. No. Sì, per pulire i pennelli a ogni tipo di disegno c'è scritto il pennello che puoi lavare, insomma, credo, più o meno. Ok, questa vabbè l'abbiamo già vista. Cuoricino, sì. Wash face. Plus face. Sì, comunque, vedete ragazze, a ogni posto, facciamo uno per volta, va? Tipo qui c'è scritto per che cosa serve, lo vedete? Qua. Quindi è buono, perché se non sappiamo, anche se insomma io lavo il pennello così con l'acqua normalmente, senza usare una tavolozza, diciamo, per pulire. Li lavo con lo shampoo, baby shampoo del John, insomma, prodotti che non hanno agenti chimici, ecco, insomma, per farla breve. Ecco, rosso tutta la bustina che non dovevo rompere. E cerchiamo di metterla qui. Ok, andiamo avanti col terzo pacchetto di quelli facili. Via. Oh, questo sì, la conosco già questa marca. Ci ho collaborato tante volte. Allora, questo non lo devo rompere, no, broker. Ok. Yeah, this is perché belle pelletteria. Sì. Ok, allora, come dicevo, questo lo conosco già perché ci ho collaborato già tantissime volte. C'ho un sacco di cose uguali. Ed è un portafoglio da uomo. Questo è il secondo che mi mandano uguale. Se no, quello con gli inserti rossi, quello marrone e un altro. Non mi ricordo se ha differenti colori, ed è veramente molto bello, è fatto bene. E vabbè, questo è, credo che sia tipo una garanzia. Sì, vabbè, sono delle cose così. Qua c'è l'inserto per le carte di credito. Qui ci vanno i soldini di carta, money, paper money. E qui quello che ti pare. E poi abbiamo un comodo spazio per gli spicci, perché insomma serve sempre. Mio marito non ne può più di queste cose, like men, yeah, sì, è molto semplice, anche quickly for use, veloce per l'uso. È un'azienda con cui mi trovo veramente bene perché ha dei prodotti fantastici e poi comunque costano, costano parecchio. E nulla, e questo è quanto, è tutto nero, ce ne sono di vari colori, ve l'ho detto prima. La scatola è veramente imponente, cioè molto bella, è fatta molto bene, ha questi inserti qua, cuciture, fatta molto molto bene, poi ha un odore di pelletteria. Andiamo avanti con i pacchetti, quelli che dobbiamo usare, le scissor, yeah. Ok, le forbici. Oh, oddio, basta, life. Non ne posso più. Yeah. Ok, perfetto. Insomma, a Natale sappiamo come decorare la casa. The decoration for Christmas. Yeah, Christmas is coming. Yeah, it's coming. Ok, vabbè, questa azienda la conosco e ci ho lavorato tante volte per lavorare. Collaborato tante volte perché mi ricorda il bigliettino kawaii, molto bello.
l'ho fatto già vedere nell'altro spacchettamento, e abbiamo una marea di luci, una marea, sono quadratini, lucentini, con il supporto. Vi faccio vedere il funzionamento. Allora, mode on off power. Ok, come faccio a farvelo vedere? Aspettate, allora. Ah, ok, perfetto. Solar. Con luce solare, mod. Abbiamo diversi modi. Uno. Daniel, per favore, ma si è spaventato. Per favore, spegni la luce un attimo. Facciamo vedere alle ragazze. Ok. Ma va. Così. Posso? Poi fisse, sì, puoi accendere, insomma sono belle, poi sono tante, quindi allora off, ok, sono solari, quindi sono convenienti perché appunto non bisogna sprecare energia elettrica, ma quella del sole del giorno, se pareva che non c'entra più niente, ok, andiamo a aprire il quinto e penultimo pacco. Mi sa che l'ho aperta all'incontrario. Sì, esatto, l'ho aperta all'incontrario. Non arriverò mai. Ok, abbiamo un pacchetto, un buono, la carta e basta. Ok, abbiamo una scatola, anche qua un gioiellino, secondo me, se non ricordo male. Confezione. Questo lo posso buttare, non c'è problema. Aspettate. Se non mi sono rendito. Carta, canta. Eccola qui. Apriamola, l'ho tagliata, porca paletta. Oh madonna mia, non mi piace questo genere di collane perché sono troppo grandi, troppo massicce. You like? No, no. Ragazze, è un papocchione, com'è che si dice? Una cazzotto dentro. Yeah, to be. Un cazzotto dentro un occhio, cioè parliamone un attimo di questa collana. Sì. Shall I do this? No, ok. È grande, brutta. Beh, oddio, è una collana particolare. Non è il mio genere. Perché a parte le forme. No. Credo che sia legno e comunque no. Sì, beh, non la userei mai per collana, cioè non si può. Martina se la ride, però è così. Martina, così vedi che carina, così l'hai. Nel senso che non la userei, cioè la userei per qualcosa. Ho i capelli bianchi, devo fare la tinta. Cioè la userei per qualcos'altro, non per collana, perché piace. Allora, facciamo così: se vi piace a qualche ragazza, a qualche donna, faccio il giveaway, ok? Ve la regalo. Perché a me sinceramente non è il mio genere, non mi piace, don't like. It's too messy, like. It's heavy and it's massive, isn't it? Sì, sì, I know. Yeah. Insomma, è d'accordo con me, Martina, perché fa veramente schifo. Scusate, non si dice, lo so. Sì. I hope. Sì, Martina, infatti, mio figlio si sta per addormentare. E Martina mi ha detto:
perché poverina, cioè, quando viene Daniel la prosciuga, giochiamo, saltiamo, coloriamo, un casino. Allora, non si chiude più perché io sono convinta che nessuno mi dirà di fare un giveaway, a parte che ce n'è uno già aperto, ragazze, andate a vedere il video dove c'è appunto la web, l'action camera in regalo, quindi, e un set di pennelli, andate a vedere perché è ancora aperto. Quindi chiudiamo sto coso qua, se vi interessa faccio un giveaway di 3 giorni, proprio rapido, proprio che te ne devi andare da qualche parte e basta. Ok, l'ultimo pacco è questo qui. Ok, oh, la mia amica mi prende la web e me la sposta. Oh, ma che è un tappeto? Welcome to the world of studying. Is it English, Martina? Help me. Oh my god. Ok. Uff. Oh my god. Sapete la muffa? Sapete quando mettete il tappetino, quel tappetino che mettete sopra il lavandino e dopo un po' che non cambi, quando scolate le cose, fa quella muffa? Sa di muffa. Dovreste vedere la faccia di Martina. Ok, e questo qui non so cos'è. Oh, ok, scusate, ma però come lo faccio vedere, raga? Welcome to the world of standing. This one is for kitchen. You can use it in kitchen when you're standing. Smell is like, Si puzza, non ha un buon odore. Comunque, io non so adesso se vedete, dietro è fatto così. Oh my god, sono un bambino. Ok, con il comfort vi lascio. Dove lo metto? Ok, lo metto qua. Actually, the smell of this, yeah, is like, if you will cook something in the kitchen, you will not what you're cooking, you will feel this smell. Sì, dice cucinare e sentire, boh, una cosa assurda. I think today put outside. Yeah. E l'odore svanisce. Yeah, I hope, I don't know. Ok, allora ragazze, questo video spacchettamento finisce qui. Fatemi sapere giù nell'info box quale prodotto vi è piaciuto, se vi interessa il flash giveaway della collanozza, è una cosa proprio assurda, però sono gusti, c'è chi piace, c'è chi no, e basta. Ah, ditemi anche come vedete, se preferite questo tipo di immagini o se preferite la classica camera, cioè della webcam del computer. YouCam appunto è ripartito, infatti c'è la nostra cornicetta. Adesso devo vedere com'è la dimensione, perché vedo proprio che non è a tutto schermo ma è un pezzo, quindi adesso devo vedere come farlo su Camtasia. Nulla, ho parlato già tanto, troppo. Salutiamo? Bye bye. Niente, per oggi è tutto e ci vediamo con un prossimo video spacchettamento. Ciao ragazze.